Salve, oggi facciamo una velocissima dimostrazione di come si collega al wifi e qual è l'utilità del nostro sensore wireless 2G che 4, ovviamente da TheView DV-10. È un sensore wireless 2G che 4, non un sensore porta finestra per una centrale di allarme. Quindi questo va agganciato ad una centrale di allarme, questo invece è un dispositivo stand-alone che va configurato al wifi di casa. Vediamo come. Dietro ha un interruttore che va acceso, un tamper, questo è per la manomissione, antimanomissione, e questo è il tasto di configurazione. Nella nostra app, che è sempre Smart Life, andiamo a fare più. Sensori di protezione, cerchiamo sensore porta wifi, eccolo qua, sensore porta wifi. Come sempre ci chiede se il dispositivo lampeggi velocemente, facciamolo lampeggiare velocemente. Teniamo premuto il tasto di reset fino a quando questo piccolo LED non lampeggi velocemente, come adesso. Andiamo avanti, abbiamo già inserito il nostro wifi e la nostra password che è memorizzata nella cache del telefono e aspettiamo qualche secondo affinché la configurazione vada in porto. L'utilità di questo è semplicemente quella di controllare, ecco, è stato associato, c'è il nome che avevamo dato già prima, l'abbiamo resettato per qui dice che il sensore è stato rimosso, la prima notifica che è arrivata e come vediamo, se noi andiamo ad avvicinare le parti, in questo caso li allontaniamo, ecco qua, aperto, chiuso, quindi chiuso, eccolo qua, aperto. C'è ovviamente sempre qualche secondo di distanza e alla fine rimosso tra un po'. Eccolo qua, rimosso. Qui abbiamo una cronologia di tutte le aperture e chiusure della porta, la rimozione che abbiamo fatto vedere prima, abbiamo l'ingranaggio dove si vanno ad aprire o a chiudere le notifiche dell'apertura, chiusura, batteria scarica e tamper. Segnalo che questa batteria è da 7 mesi, queste sono quelle di stock, all'interno di questo sensore che stiamo utilizzando qui in ufficio da noi ed è al 60%, quindi diciamo che le batterie di stock che diciamo non sono proprio, sono alcaline, ma non sono certamente delle Duracell, avranno una durata anche di un anno se non più. Questo è quanto, alla prossima.